È possibile un governo senza Conte adesso? Ma non credo che sia questo il tema. Noi non abbiamo mai messo in discussione questa cosa, l'hanno ribadita anche Crimi e Beppe, tutti noi, quindi affrontiamo questa situazione pensando però agli italiani. Questa direi che è la priorità, visto che sono morti ancora tutti i giorni e il virus non è debellato. Fanni, voi ieri le 5 Stelle avete detto: se Renzi ritira le ministre, noi al tavolo con lui non ci sediamo più. Renzi, le ministre ritirate, voi non vi sedete più al tavolo con Italia Viva? Ripeto, io credo che in questo momento il Paese debba preoccuparsi di superare questa crisi. Renzi ha fatto la sua scelta, ha detto che lascia aperto, sarà una valutazione che farà il capo politico, il Presidente, e spero e auspico che il Movimento sia capace di far valere le esigenze che hanno i cittadini. Il resto, guarda, credimi, non credo che sia il momento né di fare polemica. Però l'avete detto voi, cioè non è che ci siamo inventati noi, no? Ieri è uscito Di Maio, è uscito il capo politico sul fatto di dire: se Renzi strappa, per noi è finita. Mi sembra che adesso gli dica una cosa un po' diversa o sbaglio? Ma guardi, io credo che sia una scelta la sua non molto intelligente nell'interesse del Paese. Dopodiché queste sono valutazioni che si fanno al Presidente della Repubblica e io non mi sostituisco di certo a una carica così importante del Paese. Io ripeto, credo che in questo momento la priorità siano le persone, perché qua ci sta troppo in sti palazzi, fa male a qualcuno evidentemente. Poi temo che ci sarà una decrescita di nomi Matteo per i nuovi nati, però i prossimi anni, credo. Vedendo com'è la situazione anche dentro il Movimento 5 Stelle, non c'è un capo politico definito, ce n'è uno temporaneo, non c'è la segreteria annunciata. Questo complica dal punto di vista delle trattative che si dovranno fare inevitabilmente tra i partiti, cioè l'onere spetta a Conte, però insomma il Movimento 5 Stelle e la maggioranza relativa nel Parlamento. Io credo che, come hanno detto il mio capo politico e il mio capo delegazione, il Movimento 5 Stelle c'è, faremo sicuramente un'azione collegiale, corale, perché siamo e dobbiamo essere una squadra, però l'obiettivo e la priorità sono i cittadini, il resto... Credo che gli italiani siano anche stufi, adesso diciamoci la verità, mi sembra anche proprio una brutta immagine per il Parlamento, quindi buon lavoro a tutti.